Francesco Patti, mister dello sporting in Cadanza Rolito, oggi mi è sembrato di aver visto qualche cosa di nuovo, una disposizione a tre dietro, con quattro, addirittura un attacco delle meraviglie, diciamo la verità. Sì, finalmente oggi ho potuto contare su una formazione più completa rispetto alle ultime partite dove c'erano state diverse emergenze. Fra l'altro il neo arrivo di Ferrare, così come di Pugliese, mi hanno permesso per la prima volta in assoluto di avere delle vere e proprie mezzale di ruolo, quindi questo mi ha permesso di costruire la squadra su un 4-3-3, sprigionando un potenziale offensivo importante con Caturano, Colacino, Giglio e il manforte di questo centrocampo fatto da mediano, dal mediano di. Costantino insieme a Ferrare e Pugliese e senza eh, tralasciare la difesa che oggi, in sostanza, come diceva lei poco fa, non ha rischiato assolutamente nulla. Diciamo. Intanto diciamo come stanno i due centrali che purtroppo hanno avuto problemi Folino e Caroleo. Sì, Folino, pronte via la partita, su, cadendo su una rigaduta, diciamo, ha avuto una distorsione al ginocchio e ci auguriamo fortemente che non ci sia niente di più di una distorsione, però eh, chiaramente è giusto che il ragazzo si sia tutelato. Mentre l'altro centrale, il problema credo, credo possa essere meno grave perché si tratta di una botta importante sul tallone e quindi ha cercato di tirare più a lungo possibile, poi a un certo punto non ce l'ha fatta e abbiamo cambiato. Oggi siamo in una situazione ambigua però onestamente con le regole 10 punti anche quando volessimo guardare sopra credo che ci sia poco spazio però questo non deve cambiare assolutamente l'ambizione di fare il meglio possibile perché come si abbassa la, la guardia in questo campionato si viene risucchiato in basso anche perché dimostrano i risultati che quelli che stanno dietro. Eh, fanno, non stanno assolutamente fermi 2 a 0 dello Sporting Catanzaro Lido sulla Bagnarese. Una partita che la squadra di Mister Patti ha dominato diciamo, per tutto l'arco dei 90 minuti. Tanto è vero che la Bagnarese non si è fatta vedere per nulla dalle zone di rotella. Siamo con Costantino, il centrocampista, tuttofare il mediano che giostra a centrocampo per la squadra eh, di Catanzaro. E allora dicevamo una partita non facile perché mai nulla è scontato nel calcio. Ma la Bagnarese, in qualche timore lo, lo dava all'inizio? assolutamente buonasera a tutti eh, certo una squadra ostica che mh, è comunque sopra di noi in classifica però oggi diciamo che abbiamo dimostrato una prova di maturità e di consapevolezza che possiamo fare sicuramente meglio mister Tripodi allora oggi è stata una partita diciamo che voi non avete giocato bene obiettivamente si può ricondurre soltanto tutto quanto all'assenza di De Marco? Uh, non è soltanto lo De Marco il problema oggi avevamo anche molte defezioni a livello di, dei fuori quota, infatti hanno giocato due ragazzi che non avevano mai fatto una partita in promozione, però ero consapevole che oggi sarebbe stata una partita difficile, perché lo, lo Sporting Catanzaro è una gran bella squadra, c'è il discorso dei 10 punti, però noi come abbiamo fatto fino ad oggi, cercheremo anche con tutte le difficoltà di, di cercare sempre e comunque di, di vincere le partite sia in casa che fuori, se ci riusciamo bene, se no l'importante era mantenere la, la categoria, ancora ci mancano 4-5 punti per essere diciamo, quasi matematicamente salvi e poi se vengono i pre-off bene, se no bene lo stesso.